Vediamo Orsola che dice: buongiorno a Copipini. Buongiorno. Mi farebbe molto piacere mettere alla prova il mio fidanzato, molto ma molto permaloso e suscettibile. Benissimo. Benvenuto, caro. Il pane per i nostri denti. Siccome è stato in malattia dal 23 al 29 dicembre per un infortunio sul lavoro, per la prima volta nella sua vita potreste far finta di chiamarlo e essere quelli dell'INAIL? Quelli dell'INAIL. Vediamo. Lui si chiama Marco, proviamo a chiamarlo. Sentiamo se Marco, che lavora alla BMW di Ospedaletto Pisa. Sto pisano, hai capito? No, è pisano. Vediamo, dai, sono il segretario. Sono il segretario dell'INAIL. INAIL del. Sede dell'INAIL di Pisa. Pisa. Dai, Marco. Pronto? Pronto, buongiorno, sono Giuseppe Inks della sede dell'INAIL di Pisa. Parlo col signor Casigli? Sono io, buongiorno. Buongiorno, signor Casigli. Stiamo facendo dei controlli perché sappiamo che lei è stato in malattia dal 23 al 29 dicembre per un infortunio, giusto? Esatto, sì, perfetto. Allora, io le passo un attimo il dottore che sta seguendo il suo caso. Quindi bene. Si può rimanere un attimo in attesa? Assolutamente sì. Va bene, grazie, buongiorno. Buongiorno. Ci abbiamo? Pronto? Pronto, buongiorno. Pronto, Casigli, buongiorno. Buongiorno, mi dica, dottore. Salve, senta, noi abbiamo la pratica sua e le sto dicendo, allora, lei lavora in BMW, giusto? Sì, alla Vittoria, ecco. Il reparto moto, però. Senta, che infortunio ha avuto, scusi, perché qua la lista non è completa. Allora, ho avuto un trauma distorsivo al ginocchio destro. Mm-hmm. Praticamente mentre ero al lavoro il 22 pomeriggio, sì, verso le 17:30, mi è successo praticamente questo inconveniente mentre ero al lavoro. Alzandomi mi sono girato e ho sentito tipo uno schiocco nel ginocchio destro. Uno schiocco? Ma è stato visitato in ospedale? Abbiamo un documento? Ah, io sono stato il 23 e poi sono andato al pronto soccorso a Pontedera perché avevo il ginocchio nero e gonfio. Nero e gonfio? Ma l'è passato adesso? Si è fatto vedere? Sì. Sono andato a fare la visita il 29 presso la vostra sede. Mi ha visitato un dottore, c'ho tutto il referto a casa. Ah, non si ricorda come si chiama? Io la mando al lavoro direttamente perché si è sgonfiato, è ancora un po' violaceo, però cammina. Infatti mi ha fatto la visita ortopedica e ha detto che era a posto. Senta, signor Casigli, una curiosità. Siccome abbiamo avuto una denuncia da parte del titolare... Sì. Ecco, allora lei è tornato al lavoro quando? Allora, io dovevo tornare al lavoro il 30. Sì. Poi ho preso un periodo di ferie perché comunque volevo stare ancora a riposo. Per fare le feste? Per l'ultimo dell'anno, praticamente. Certo. Lei è infortunato e si è pensato bene di legare le feste. Che qua risulta questo? Cioè, lei è stata a casa dal 23 al 29? Sì. Ecco, ma è stata a casa? È certo che sono stato a casa. Il 24 è venuto un controllo, qua io ho referto, un controllo, lei non era a casa. Io il 24, io sono stato a casa, tra l'altro il 24 era a casa, chiedo scusa perché qua ci dicono che lei forse è andato fuori, non so, un cenone, qualcosa. Mi dica se era a casa perché io devo mettere un giorno in più o in meno. Il 24 sera alle 9 mi hanno portato dai parenti della mia fidanzata che stanno ad Altopascio. Chiedo scusa perché questa è una cosa che sembra una piccolezza e invece cambia tutto. Se lei deve stare a casa, le feste non contano. Tra l'altro sento un accento napoletano, quindi su queste cose immagino che lei ci giochi spesso. Ma guardi, io voglio sperare che lei sta scherzando, perché se no la devo perché... prendere come offesa. Ma non è l'offesa, lei siamo non in deve crisi. Dire io sento un accento napoletano. Ma sì, perché qua ne approfittano tutti, chiedo scusa, e noi siamo dell'INAIL, non siamo dei fessi, ha capito? Allora voi che venite qua e fate così, siete tutti uguali. E adesso questa cosa io gliela faccio pagare, ha capito? Infortunio, ha sentito lo schiocco, violaceo, ha fatto il capodanno fuori, è andato in vacanza, ha legato le ferie, ma cosa sta dicendo? Non sono andato da nessuna parte, non ma sono se mi ha detto che è andato dai parenti a... Guardi, allora adesso io faccio partire una bella denuncia, così lei ha finito di lavorare, le faccio passare l'anima dei guai. Ecco, così impariamo. Lei è di Napoli? Senta un attimino, ma... No, lei senta a me adesso. Mi scusi un attimino, ma è possibile un attimino incontrarla di persona? Ma senta, noi siamo a Roma, se lei viene a Roma... Non ho capito, chiedo scusa. Io sono di Roma, oggi ho preso il treno, sono venuto a Pisa. Faccio i controlli e mi trovo davanti un napoletano che mi dice queste stronzate. Non le sto dicendo queste stronzate, io le chiedo un attimino una bontà di voler capire la mia situazione. La bontà? Lei ha mangiato il panettone?
Non ho mangiato assolutamente. Non hai mangiato il panettone col ginocchio violaceo. E allora sai che bordo, cazzo. Buongiorno Marco. Buongiorno Marco. Sei in diretta su M2O. Qualcuno piace presto. Sei stato messo alla prova questa mattina. Sì. Indovina da chi? Chi è che mi ha fatto questo scherzo? Da Orsola, la tua fidanzata. Accidenti, oh. Meno male che è la mia fidanzata. Orsola, buongiorno. Vuoi salutare Marco? Sì, certo. Amore, tranquillo. Comunque volevo dire in diretta che io la amo tantissimo e la adoro. Come la si è visto? Ci sei rimasto, Io mi ci faccio una... Però, cioè... Un attimo solo, cioè, sì, è stato un bellissimo scherzo. Spero che mi vada a mangiare il panettone la sera del 24 dicembre, che uno non mi vuole far lavorare più che te. Marco, però l'hai fatto per una buona causa, perché solo perché hai resistito più di un minuto al telefono con noi, Orsola si porta a casa la magliettina di M2O, capito? Ah, bravo, mi fa piacere. E tra l'altro, se hai trombato a Capodanno, non avresti potuto perché eri sotto infortunio. Va bene, dai ragazzi, siamo contenti che insomma sia solo così una bravata e tu il tuo posto di lavoro te lo tieni bello stretto. Un grandissimo scherzo, veramente, siete stati veramente grandissimi, però no, io però ti sei cagato sotto. Era no. Attenta allo schiocco. Marco, salutaci Pisa. Ciao Orsola, buona giornata. Ciao ragazzi, ciao. M2O. Un mondo allo stato puro.